Ciao a tutti bambini! Oggi andremo ad illustrare 10 motivi per cui fare lo slime e mangiarlo non sia una buona idea! No, ok, sto scherzando. Oggi siamo qui per parlare di alcuni motivi per cui caricare la bici in treno non sia proprio una buona idea. O almeno lo è, ma ci sono dei problemi. Certamente poter caricare la bici in treno vuol dire poter andare, non so, dal posto di lavoro a casa in bici, risparmiando magari tempo invece di prendere i mezzi. Potete visitare nuove località, potete visitare le città in maniera più veloce o in un altro punto di vista, oppure potete addirittura iniziare un viaggio cicloturistico, ad esempio prendere il treno, andare fin su a Tarvisio Bosco Verde e scendere con la ferrovia Alpe Adria, cosa che io ho fatto, ma non in treno, per qualche motivo. Primo motivo per cui trasportare la bici in treno non va proprio bene: il costo. In parte può anche essere accettato il fatto che ci sia un costo aggiuntivo per poter portare un mezzo aggiuntivo sul bici, stavo dicendo. Sul treno, ok? E uno dice: boh, dai, 3,50 euro sono anche pochi. Certo, una volta ogni tanto che te frega. Però immaginate uno che fa il pendolare, sono 7 euro in più al giorno, è un po' tantino. Io, da quello che so, non conosco abbonamenti integrati con la bicicletta. Quindi già questo motivo induce la persona a dire: no, io la bici. Sul treno non ha po'. No, potete portare la bici solo se smontata, ovvero avete preso la ruota davanti, l'avete staccata, l'avete messa da un'altra parte, avete girato il manubrio, avete unito il tutto con della plastica o una sacca. E di certo un pendolare non fa queste cose 2 volte al giorno, si rompe anche un po' i coglioni, no? Oppure se avete una bicicletta pieghevole, che può andar bene per brevi tratte, però se uno vuole farsi tipo l'Alpe Adria, uno non la smonta, due non è pieghevole una bici professionale. Altro punto a sfavore è la disponibilità. Infatti, soltanto sui treni regionali è possibile caricare la bici così com'è, insomma, senza stare ma senza darle fuoco per ridurla a una poltiglia. Ed è una rottura di cazzi pazzesca. Io che sono stato a Vicenza con la bici, è una rottura di palle dover prendere un treno lento e arrivare là tardi solo perché non puoi caricarlo su Frecciarossa. Quindi, se io volessi andare a Milano con la bici, o ci metto 2 ore in più o devo smontarla e non c'ho cazzi. Altro punto a sfavore sono proprio i posti stessi in cui mettere le bici. Ci sono diverse possibilità, potete essere fortunati e mettere la bici così, insomma, com'è, come se fosse una rastrelliera normale, oppure dovete prenderla e appenderla in alto. Insomma, io non è che sia potente, ho avuto difficoltà a mettere una bici in alto, è una rottura di coglioni. Oppure ho saputo di qualche vivalto che ha un sistema il più stupido di sempre: dovete in 2 minuti tirare in giù un pezzo di ferro, allargare la morsa, chiamiamola morsa, prendere la bici, metterla sopra con la ruota anteriore in basso, sperare che il treno non riparta, e rimettere la morsa e il ferro vicino alla bici, stringere e sperare che non cada. Perché? Un altro problema, sempre riguardante i posti, è che la mitica Trenitalia che fa segna che c'è il posto per le bici, ma non lo mette. Mi è capitato, ok? Voi non potete dire che circolano tipo 100 treni con le biciclette se avete 50 vagoni con le biciclette, perché poi o non ti fanno salire, dicono non c'è, e io non aspetto il treno dopo, mio. Oppure se ti fanno salire devi mettere in mezzo ai corridoi a rompere i coglioni a tutti per un disservizio loro. No, non si fa male. Il punto, forse secondo me il peggiore di tutti, il più brutto: mi sto appoggiando a un ventilatore, ma si è spenta la telecamera. Non sai dov'è la carrozza B. Finché è un minuetto, bomba anche bene, insomma, sono solo 3 vagoni, che te frega. Quando è un treno regionale normale, che c'ha più di 3 vagoni, è difficile capire
se la carrozza sta in testa o in coda. Non c'è modo di saperlo. E il trucchetto che devi fare è stare al centro della banchina, sperare che il macchinista si fermi un po' al centro, insomma, non tutto fuori, tutto dentro, e con una vista proprio di quelle dovete controllare se il vagone è in testa, altrimenti correre in coda, sperando di non superarla, facendo perdere tempo a tutti. E può anche capitare che ti sei accorto male, che insomma non hai visto il simbolino, e quindi ti tocca rifare tutto il treno. Non mi sembra difficile indicare negli annunci sonori o anche su Viaggiatreno. Non mi sembra sinceramente difficile mettere la posizione della carrozza e bici su Viaggiatreno o negli annunci sonori. È una cosa che aiuterebbe tutti. Grazie. Poi vado veloce, mi si sta scaricando la batteria. E oltre al fatto che è difficile appendere la bici, è difficile anche entrare nei treni, specie in quelli più vecchi, ok? Perché i corridoi sono stretti. E poi tu arrivi lì e ci sono pochi posti. Poi ultimo punto e finisco. Tutte queste operazioni di imbarco, di difficoltà nel trovare posto, nel tirare sulla bici, sono accentuate dal fatto che hai poco tempo. Hai 1-2 minuti, sei già in ansia, quindi sei più lento, hai da fare tutte queste cose in 2 minuti, specie se c'è tanta gente che deve salire, è difficile. Comunque questo servizio, ovvero caricare la bici in treno, potrebbe essere utile per diverse cose, per pendolarismo, per visitare le cose che ho già detto. Però anch'io ho rinunciato ad andare in una città con la bici sul treno per tutti questi motivi. Basta, sono già arrabbiato perché la registrazione si era interrotta. Se voi avete altre situazioni, se volete commentare le mie, scrivete, qua ci sono i commenti. Se no, ciao, grazie, arrivederci, il video è finito qui, ciao. No, in realtà non posso finire subito perché devo introdurre la fine, infatti c'è la musichetta, eccola. Ciao.